Presidente. Chi è che ha chiamato? Giuliano, per chi ha votato? Come trascorrerà la giornata oggi? Il sogno che avrei è quello di andare al mare e credo che mi accontenterò se trovo una piscina aperta a Milano di andare in piscina e altrimenti cercherò di fare delle passeggiate per Milano e soprattutto rivedere oggi gli amici che non sono riuscito a vedere in questi mesi, lunghi mesi di campagna elettorale. Questo penso che potremmo dire. Mattina di domani l'attendo come oggi, al mattino in trepida attesa, dal pomeriggio, tarda mattinata col mio staff e poi vedremo i risultati e poi ci sarà un grande momento nuovamente di folla alla Puccina, all'Elfo Puccini, anche questo è un segnale perché i teatri di Milano devono essere rinnovati da tutti i punti di vista e devono rinascere. L'Elfo Puccini è uno di quelli che è rinato in questi anni. Scusate perché ho paura veramente di dire qualcosa che poi mi dico. Volevo solo sapere se hai dormito bene. Ho dormito benissimo dopo tanto tempo, devo dire la verità. Grazie moltissimo. Avete già le idee chiare rispetto all'indicazione di voto o sei cambiato ad esempio nelle ultime settimane in funzione della campagna? Assolutamente no. Idee chiare? Sì, chiari. Sì, direi di sì, nel senso che avevo delle intenzioni ma mi hanno fatto cambiare, in un modo diverso da quello che probabilmente si può presupporre, però sì. Abbiamo avuto solo una conferma delle nostre idee già stabilita. Già stabilita, e che cosa ne pensa allora invece degli ultimi giorni di campagna elettorale? Osceni, basta. La scelta è stata confermata dai toni che sono stati usati. Sì, no, condivido. Sì, era già ben consolidata e gli ultimi giorni hanno confermato. Già deciso. E che cosa ne pensa degli ultimi giorni di campagna elettorale, dei toni che sono stati usati? Non l'ho seguita, non mi interessa. La signora? Grazie, anch'io uguale. È stata sgradevole. Un po' inutile più che altro, perché secondo me le posizioni erano già definite e se avessero evitato queste schermaglie finali forse ne avrebbero guadagnato tutti. Mi ha infastidito certo atteggiamento delle forze politiche in gioco, come hanno reagito ai fatti, agli eventi, per cui ho preso azioni di conseguenza. C'è stato anche quel cambio di tendenza, insomma, che poteva, i famosi indecisi. Esatto, cioè se era una manovra per convincere da una parte o dall'altra gli astenuti, francamente non credo ci siano riusciti.